mai di ringraziarti per il lavoro che è stato fatto, poi i ringraziamenti li lascerò alla fine, però è giusto dedicare a voi tutti presenti questo applauso. Perché un piano strategico per il turismo veneto? Questa è la domanda che ci siamo posti, noi Regione e poi anche voi. Avevamo davvero bisogno di un piano strategico sul turismo della Regione Veneto? Beh, ovviamente se siamo qui tutti insieme oggi, penso che la risposta sia sì. Ne avevamo bisogno perché non possiamo sederci sugli allori e credo che la stagione appena passata, la stagione estiva, che ha visto dei numeri del turismo complessivamente buoni, ma con qualche segno di perplessità, ci sta a insegnare e a dirci che probabilmente dobbiamo fare attenzione a ciò che sta accadendo a livello internazionale. Ci sono delle mete turistiche straniere, internazionali che stanno ripartendo e in particolare il settore del mare, della costa veneta, quest'anno leggermente l'ha risentito, così come il settore termale. E quindi il rimettersi in gioco in queste destinazioni ci obbliga a essere sul pezzo costantemente. E questo ci porta a dire che cosa? Che non possiamo vivere di rendite di posizioni, soprattutto perché queste sono cicliche e di breve durata. Se non possiamo vivere di rendite di posizione, dobbiamo cominciare a lavorare almeno su tre versanti. Il primo è quello strutturale, lo stiamo già facendo come Regione Veneto, pensiamo agli investimenti che sono stati fatti in questi anni grazie anche all'utilizzo dei bandi Port Fest, dei bandi europei finanziati dalla Regione Veneto. Vi ricordo che abbiamo investito già 20 milioni di euro con 104 interventi strutturali per aiutare le nostre imprese. Questo per la cosiddetta pianura. Poi abbiamo fatto un bando specifico, anzi due per la montagna, uno di fondi interamente regionali di 12 milioni e mezzo e un altro bando, sempre di fondi Port Fraser, 6 milioni circa, dedicati alle imprese turistiche in montagna. Questo perché, come sapete meglio di me, dobbiamo investire anche dal punto di vista delle strutture delle nostre imprese turistiche. Un altro bando è in arrivo, da 6 milioni circa, sempre per la pianura, ma un altro versante particolare, oltre a quello strutturale che ci vede impegnati, è quello relativo all'innovazione e differenziazione dei prodotti. Questo è un tema molto importante, noi abbiamo bisogno di nuovi prodotti turistici, di creare club di prodotto, anche questo lo stiamo facendo e continueremo a farlo con l'utilizzo dei fondi europei, grazie alla cosiddetta rete d'impresa che stanno funzionando. Era una scommessa, però hanno avuto in primis un grande merito, che hanno messo insieme le imprese e le hanno obbligate a dialogare tra di loro, a fare sistema e a creare e a fare il prodotto. Ma il terzo versante, forse anche il più impegnativo, è quello relativo all'aspetto organizzativo. Dobbiamo agire da subito. Le OGD o DMO, chiamatele come volete, devono fare un salto di qualità e devono passare da un mero tavolo di concertazione a darsi una dimensione organizzata e operativa sul territorio. Questo lo stiamo facendo dando per il terzo anno consecutivo un contributo da parte della Regione Veneto, alle DMO, che è proprio finalizzato a questo obiettivo. Ecco, qui dobbiamo essere chiari e dire che chi non riuscirà avrà fallito e la Regione Veneto dovrà tenerne assolutamente conto. Quindi le DMO piaccia o non piaccia, so che ci sono state anche delle perplessità, però il lavoro che è stato fatto, questo tema è stato affrontato. Io quando sono stato nominato in Regione Veneto, ho trovato sicuramente una regione che funziona grazie a voi, grazie agli operatori, grazie a chi si occupa di turismo, quindi sicuramente
non sono miei meriti, 4 anni di crescita continua, ma è vero che ho trovato anche una regione che tendenzialmente non era organizzata, non c'era una regia regionale, ognuno andava bene per proprio conto, un po' con quel classico spirito veneto di imprenditorialità, forte e potente, però ognuno un po' si arrangia senza che ci fosse una vision reale, completa e sapendo dove tutti devono andare. Ecco, questo forse è il compito più importante che ci stiamo dando, cioè quello di una dimensione organizzativa che va affrontata a livello regionale, e credo che il piano strategico da questo punto di vista possa dare delle risposte grazie a delle indicazioni precise fatte anche dai 6 assi tematici che dopo i relatori che interverranno dopo di me andranno a identificare. Perché un piano strategico ora? Ora perché veniamo da quasi 5 anni dalla legge 11 del 2013, abbiamo 16 OGD o ODMO, di nuovo come volete chiamarle, presenti sul territorio, 13 scusate, consorzi di imprese turistiche e 76 uffici IAT operativi sul territorio. Quindi diciamo che questa dimensione organizzativa è partita, va sicuramente migliorata, ma non possiamo tornare indietro. Dobbiamo fare funzionare meglio ciò che esiste. È stato varato anche un piano nazionale di ISP turistico nazionale d'Italia, paese per viaggiatori, piano 2017-2022, e quindi era ovvio che dovevamo anche noi dotarci di una programmazione di più lungo respiro. Un piano strategico del turismo che deve prevedere un piano, diciamo che è un piano in primis compartecipato, quindi condiviso con gli stakeholders del territorio, quindi con tutti voi, un piano che è in progress, quindi in continua evoluzione, e che segue un po' quella che è una logica di programmazione circolare, ossia il fatto che si definiscano all'inizio delle priorità, che si vada a fare delle programmazioni, programmare delle azioni concrete, che si vada a monitorarle, a valutarle, ma soprattutto anche se serve a ripensare e far ripartire questa programmazione circolare. Quindi se si funziona va avanti, se no si ripensano e si comincia. Un piano per piano unitario, non è un piano della Regione Veneto, ma è un piano che è di tutti i soggetti che ne hanno preso parte, quindi anche di tutti voi, delle DMO, del sistema camerale, dei consorzi. Un piano che ha dei principi di fondo precisi, che dopo, ripeto, i miei collaboratori, coloro che interverranno dopo di me, andranno a declinare nel dettaglio, ma io vorrei citarne in particolare 3, quelli che a mio parere sono i più importanti, ma non è detto che sia così, magari qualcuno di voi ne vede altri. Io penso che uno di questi principi e valori sia l'innovazione. L'innovazione che deve essere un'innovazione di prodotto e un'innovazione di processo. Di prodotto legata a nuovi prodotti turistici che noi dobbiamo andare a creare, e di processo per quanto riguarda il tema della riorganizzazione per essere competitivi, quindi anche il tema che dicevo prima della DMO. Il tutto con un'attenzione particolare al tema del digitale, e quindi il famoso DMS, Destination Management System, che abbiamo messo in piedi, un lavoro difficile, duro, che ha portato anche del tempo, che ha bisogno che voi siate partecipi e collaborativi per riempire questo DMS di contenuti, ma come sempre dico, quando si comincia a fare una casa non si parte dal tetto, ma si parte dalle fondamenta. Forse è un lavoro difficile, magari che porta meno notorietà, però è un lavoro che va fatto se si vuole fare una pianificazione seria. E questo c'è ed esiste. Un piano che, come dicevo, oltre al tema dell'innovazione, è un piano trasversale. Questa è una cosa molto positiva, perché la trasversalità è presa come una collaborazione tra le filiere produttive. Il turismo deve assolutamente essere questo, e questo è un piano che punta su un nuovo brand che è il Nova Venice, che voi ormai conoscete tutti, che è un po' il marchio ombrello, un marchio in termini di co-branding e anche
far sì che questo marchio venga utilizzato non solo sulla filiera turistica in senso stretto, ma anche in tutte quelle che sono le produzioni vendite, penso anche alle produzioni agroalimentari. Sarà bello vedere questo marchio che accompagna i prodotti, magari i prodotti DOP, IGP della regione Veneto, quindi collegare il territorio all'aspetto turistico. Tra l'altro saremo perfettamente in linea con quanto sta accadendo a livello ministeriale, visto che abbiamo il Ministero dell'Agricoltura che si occupa anche di turismo. Il terzo principio e versante è quello relativo all'accoglienza, ovvero la volontà che sta in alta dai tavoli. Tutte le cose che sto dicendo sono cose che sono nate dal lavoro che voi avete fatto, che è il tema dell'accoglienza legato alla volontà di creare una carta fondamentale dell'accoglienza attraverso un ampliamento di un progetto di informazione e accoglienza diffusa. Nell'avviarmi a concludere, lungo, devo anche dire una cosa: questo piano strategico del turismo veneto io lo vedo anche come un riconoscere al ruolo del turismo, anche se mi permettete con una parola che a volte non ha un'accezione positiva, sbagliato, che è il doppio interno. Noi dobbiamo far sì che con questo piano turistico tutti noi sappiamo dove andare e prendere maggior peso a livello Veneto, maggior coscienza di quella che è l'importanza del turismo di regione Veneto. Noi dobbiamo essere credibili e se siamo credibili riusciremo ad essere trainati. Questo ci serve come sistema nel suo complesso e, se mi permettete, serve anche a me come assessore al turismo per contare di più anche internamente, per avere il Presidente, deve ancora arrivare, ma se fosse qua io lo direi, lo dico dopo, magari nelle conclusioni, e abbiamo bisogno anche di maggiori risorse, ma perché non sono finalizzate al turismo, sono finalizzate a un sistema che nel suo complesso genera 17 miliardi di movimentazione economica e, come vedrete, è un sistema che è un sistema trasversale. Infatti una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, quando parlavo del principio della trasversalità, quindi innovazione, trasversalità e accoglienza, è che questo piano è trasversale anche con gli altri ambiti e quindi penso soprattutto al tema della sanità, dove abbiamo fatto passi avanti per quanto riguarda il tema dell'inclusività e dell'accessibilità, e penso al tema dei trasporti, che non è per nulla secondario. Questo è emerso dai tavoli del lavoro, non è il caso che ci sia una coincidenza con quello che è il piano strategico dei trasporti e la volontà di arrivare alla realizzazione di una carta unica regionale. Anche questo è stato discusso nei tavoli. Quindi anche che vedere il turismo come asse e motore principale del sistema Veneto. Chiudo veramente per darvi un minuto per fare dei ringraziamenti. Ringraziamenti in primis a tutti voi, lo dico veramente di cuore, perché siete stati bravi, avete lavorato bene, duramente e con passione, in maniera coinvolgente, questo si vede, che è stato riportato da tutti i relatori dei chairman dei vari tavoli. E quindi il primo ringraziamento va veramente a voi. Si dice sempre che i veneti sono bravi lavoratori, ma vanno un po' per gli affari loro. Qua penso che il valore più importante di questo piano sia stato quello di fare rete tra di noi e quindi avere una carta che ci dà dei principi di guida. L'altro ringraziamento lo devo fare ovviamente alla mia struttura, la direzione del turismo, non solo alla direzione del turismo ma anche alle altre strutture della regione Veneto che hanno collaborato e che hanno lavorato proprio su questo tema di trasversalità. Quindi ringrazio tutta la direzione del turismo, qua c'è anche il direttore Vitti che è il nuovo dirigente, ma ringrazio anche il dottor Claudio Giannakis che è stato fino a poco tempo fa e che ora non ha più turismo e promozione ma soltanto la promozione. Permettetemi però di ringraziare tutta la mia direzione, in particolare alcune persone, e quindi il dottor Sisto che è qui presente, il dottor e il professor Stefano Marchiolo, che insegna anche all'università, questi valori all'interno della regione, e la dottoressa Elena Visioli. Cito anche la dottoressa Gia Cercò, che invece si sta occupando di un'altra questione importante, perché abbiamo parlato di innovazione digitale. Stiamo rivedendo e facendo il nuovo
sito internet della Regione Veneto, che a fine anno sarà pronto, a gennaio diventerà operativo, cioè cominceremo a farlo operare anche per testarlo e poi lo presenteremo ufficialmente in MIT a Milano. E questo è un lavoro lungo. Il governatore mi ha esaltato su questa cosa, anzi, ogni tanto si arrabbia pure, mi dice, ma non ce n'è ancora poco. Sì. Però dovete anche tenere presente una cosa, che è veramente un lavoro umano che è stato fatto, per fare un sito come si deve, e devo dire anche che le risorse di istituzione che abbiamo, non solo termini economici ma umane, sono anche poche, la dottoressa, praticamente quasi da sola o con pochi, sta portando avanti questo lavoro. Quindi portate pazienza, ma siamo veramente in lettura da loro, da vivo. Ringrazio infine la mia segreteria, lo faccio poche volte, ma la ringrazio di cuore, mi emoziono, perché dalla capo segreteria, alla Valentina, alla Francesca, alla mamma e alla Giacchini, che mi sopportano in tanti momenti, anche a volte di difficoltà, e anche il figlio Valì, che ci segue invece della comunicazione. Scusate se ho rubato questo momento, ma erano dei ringraziamenti doverosi. Grazie, buona giornata. Io non devo certo fare i complimenti a Federico, ma riconosco in lui uno stile che io condivido pienamente, che è quello di non essere mai vittimista, perché una delle cose peggiori che abbiamo avuto nel turismo nel nostro paese è quella di esserci sempre considerati come l'ultimo ruolo del capo.